Sono oltre 600 i piemontesi che finora hanno inviato la loro candidatura al bando aperto lo scorso anno per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Il rinnovo della convenzione, avvenuto in Consiglio regionale, vede coinvolti la Garante regionale, la Regione Piemonte e Valle d'Aosta, l'ANCI Piemonte, le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale e le fondazioni bancarie Compagnie di San Paolo e Cassa di Risparmio di Torino e Cuneo, che hanno sostenuto finanziariamente anche la prima edizione formativa. Abbiamo rinnovato assieme alle fondazioni bancarie, alla giunta regionale, alla regione Valle d'Aosta quel protocollo di intesa che ha consentito nel 2017 a un migliaio di ragazzi stranieri non accompagnati di trovare nella nostra regione 600 persone disponibili ad accompagnare nel loro percorso di vita. La regione Piemonte si conferma regione d'accoglienza, regione di disponibilità e regione di umanità. Io credo che soprattutto la parola umanità abbia la necessità in questo periodo della storia del nostro paese di essere riscoperta. Questa seconda è una convenzione maggiormente significativa perché estende l'adesione all'Università del Piemonte Orientale sostanzialmente e alla Valle d'Aosta e poi sosterrà per 3 anni le attività di formazione obbligatoria per i tutori volontari, l'attività di accompagnamento e sostegno dopo il deferimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria minorile e anche un'attività di sensibilizzazione in quei territori regionali che accogliendo svariate decine di minori stranieri non accompagnati fino a oggi non hanno ancora proposto un egual numero di disponibilità di tutori volontari. L'adesione delle persone e un senso di responsabilità, di cittadinanza di 617 persone che si sono presentate per essere formati ad essere tutori. Questo non è assolutamente cosa da poco. I 10 soggetti sono stati radunati proprio per dare l'eccellenza anche della formazione a queste persone, però siamo veramente grati e riconoscenti alle persone che oggi, anche in momenti storici così importanti, sanno mettersi in gioco per mettersi a servizio delle persone, in questo caso di minori non accompagnati.